Eccomi tornata finalmente con un video dei prodotti terminati, lo so, ho perso il conto di quelli che non ho fatto, credo di aver saltato almeno agosto. Sì, questo sarà il video prodotti terminati di settembre barra agosto barra mi rimetto a paro e da qui non sforo più e li faccio. Come tornerò con Marietta Spiccetta, sono mestrillate, lo so tutto. Prima di farvi vedere, raga, è così, eh? Cioè, dopo un po' che non faccio video, vi dovete sorbire una me che parla di qualsiasi cosa in video con titoli tipo prodotti terminati, ma che poi vi parlerà anche di ciccionate. Quindi sopportatemi così e lo so che alla fine vi sto simpatica anche per questo, spero. Comunque, non mi voglio perdere in chiacchiere. Mamma mia, chi ti crede? E volevo prima di tutto dirvi che qui sul mio canale c'è un giveaway. Se non l'avete ancora fatto, partecipate. Vi metto il link giù nell'info box, ve lo metto qua sopra, ve lo scrivo sui muri, ve lo metto dove pare, quindi partecipate. Altra sorpresa, ve l'avevo detto sempre in quel video, ma ve lo dico anche qui: c'è un giveaway, sì, un giveaway. Un giveaway anche sulla mia pagina Instagram. Qui adesso vi apparirà il mio nome, ve lo metto anche giù nell'info box, anche lì ve lo scrivo sui muri. Andate e correte a partecipare perché ho messo dei premi in palio proprio per voi. E per dimostrarvi quanto comunque io vi sia grata, e niente, adesso mi emoziono, finiamo con il video e via. Torno seria, eccomi qua. Quindi vi ho detto dei giveaway, vi ho detto di Instagram, vi ho detto tutto. Ora 3, 2, 1. Iniziamo! Il primo prodotto terminato che vi mostro è questo trattamento contorno occhi. Questo è levigante e ristrutturante e contiene acqua di rose. Lo conoscete tutti, marchio HQ, lo trovate nei supermercati. Sono famosi appunto per le loro mini size. Questa ad esempio è da 10 ml. Troverete maschere viso, creme. Cioè, io quando sono andata lì per comprare questo ero impazzita, volevo prendere tutto, però ho preso solo lui. Come mi sono trovata? Benissimo. Qui c'è scritto 15 dosi, non è vero. Sono tirchia in molte cose, ma sul contorno occhi e sulla crema viso no, ho imparato ad essere anzi abbastanza generosa, quindi cosa facevo? Prendevo le mie belle ditina, bella noce di contorno occhi e abbondavo. E ragazzi, mi è durato quasi 2 mesi e mezzo, cioè è terminato veramente da pochissimo e mi è strapiaciuto, quindi lo ricomprerò. Ve lo consiglio soprattutto se appunto avete una certa come me, iniziata ad avere una certa, perché avete una certa ogni volta mi offendo, iniziate ad avere una certa e volete magari un qualcosa di più tosto, oppure se siete fissate magari con un determinato contorno occhi, non volete spostarvi, però anche lì vi consiglio, se trovate un prodotto top, ogni tanto fate delle pause perché sennò la pelle si abitua. Anche se il prodotto migliore del mondo, non so, diventa, c'è tipo una assuefazione e alla fine non vi darà più quel risultato che ottenete, insomma, nei primi periodi in cui lo provate. E quindi cosa faccio? Sono furba. Prendo qualcosa del genere, quindi un prodotto che non sia, diciamo, super costoso, ma che comunque sia buono, quindi mi sento di consigliarvelo, sennò qui sto 3 ore a parlarvi del contorno occhi. Anzi, prima di chiudere l'argomento contorno occhi, vi voglio mostrare la mia passione del momento. È il famosissimo e celeberrimo contorno occhi all'avocado della Kiehl's. Ecco la consistenza. Devo dire che ho visto tantissime recensioni su questo prodotto e quando ho iniziato ad utilizzarlo ho detto: ma queste, ma che cosa dicono? A me questo prodotto non piace perché è super acquoso, cioè appena lo mettete, non ve lo so spiegare, ha una consistenza che lo mettete e sembra che vi stiate mettendo l'acqua. In realtà però, trascorse diciamo i primi 3-4 giorni, sì, già dal quarto giorno ho notato la differenza, sentite la zona del contorno occhi bella idratata, quindi mi sento di consigliarvi anche questo. Io questo l'ho ricevuto per il compleanno nella pizza della Kiehl's, me l'aveva regalata Andrea, la scatola appunto con tutte le mini size e anche full size della Kiehl's, quindi anche questo ve lo consiglio, ma se volete spendere poco e ottenere un risultato simile, non uguale, perché questo è molto meglio, vi consiglio anche l'HQ. Rimanendo in tema di contorno occhi, occhiali, eccetera, vi faccio vedere il secondo prodotto terminato, che è questo correttore della Makeup Revolution, è il numero C10, sembra intatto, ma in realtà è finito, ha questo mega applicatore pazzesco, proprio giusto per le mie occhiaie, e questo io lo trovo da OVS, vi dico lo trovo da OVS perché ne ho comprati altre due, mi piace la consistenza, mi piace come mi copre le occhiaie, mi piace perché non secca la parte, non mi fa uscire troppo le zampette di gallina che ho, quindi ci sono e quelle usciranno sempre, ma non me le va ad evidenziare, quindi se cercate un buon correttore per coprire le occhiaie questo top, lo trovo da OVS, ho preso sia la colorazione C10, quindi quello che ho appena terminato, che la colorazione C8 che è un pelino più chiara, quindi ho deciso di utilizzare questo per adesso. Lo
l'ho appena aperto, e questo invece l'aprirò per l'inverno dove divento un po' più chiara. Cosa non mi piace di questo correttore? In realtà nulla, forse un po' l'applicatore, cioè non l'applicatore, scusate, la confezione, ma lo sapete, mi conoscete, io sono tirchia, vado a smontare, cioè lo posso, diciamo che l'ho scomposto e ricomposto, quindi ecco, il correttore è top. Cosa non mi piace? Dove si trova? Cioè da OVS, qui parte il polemicone. Ormai l'abbiamo detto, stradetto e ridetto, da OVS c'è gente che apre i prodotti. Ora, io do il 50% della colpa alle persone che vanno lì e pacciugano tutto. Che cosa cacchiarola vi passa per la testa di andare ad aprire tutti i prodotti? Cioè, ce n'è uno aperto, provate quello. No, devono aprirne un altro uguale. E quindi ve dico se ve becco, ve scionco le mani. No, è vero, cioè, non si fa. Però l'altro 50% di colpa, secondo me, ed è la principale, è di chi gestisce questi store. Porca miseria, avete deciso di mettere degli espositori con dei trucchi? Ma porca vacca, ma mettete dei tester. D'altronde, se la gente vuole andare a comprare dei correttori, non può andare alla cieca e fidatevi che io qui sono andata proprio a culo, se si può dire. Perché la prima volta che ho preso questo, che poi in realtà è finito e l'ho ricomprato, sono andata proprio a culo con i colori. Ho detto ok, si sarà quello. E anche con il C8 ho detto se il C10 è più scuro, il C8 sarà più chiaro. Quindi mettete dei cacchio di espositori, altrimenti poi c'è la conseguenza dell'altro 50% di colpevolezza, cioè che la gente deve aprirli comunque i prodotti. E vabbè, mi infervoro perché ogni volta che vado a comprare da OVS mi viene l'ansia, oddio l'avranno aperto, oddio da quanti anni, oddio che, oddio, cioè, e anche con i, come si chiama, i mascara, vi capita, andate lì, oddio, pensa, adesso io lo apro per controllare se è secco, però poi se lo apro ed è secco, cosa faccio, lo lascio lì, cioè, non si può. Comunque, questo correttore ve lo consiglio. Andiamo avanti con i prodotti terminati. Ho finito questa crema. È della cera di Cupra. Questa è quella rosa con effetto antietà. Vi faccio vedere, ho lasciato un po' di prodotto. Non è proprio rosa, è rosastra. Si vede proprio in maniera infinitesimale. Però è una crema con cui io mi trovo benissimo, voi lo sapete. Io non sto sempre lì a guardare lì, anzi, nel 90% dei casi mai. Cerco creme che siano nutrienti, che riescano a combattere la mia secchezza di pelle, soprattutto in questo periodo in cui andiamo incontro all'inverno e alla fine. Quindi devo combattere la pelle secca e con questa mi sono trovata benissimo. E giusto appunto, questa è da confezione da 100 ml. Ho ricomprato sempre della cera di Cupra un altro prodotto perché ho detto non mi posso fissare solo con questa rosa. Ho preso questa. Questa è la confezione da 75 ml ed è quella bianca per pelli normali e grasse. Non è la mia pelle, non è né normale né grassa, ma è secca. Ma una mia amica la usa, mi ha detto: guarda, Noemi, è molto simile. Eccola qua, crema è quella bianca, questa è super bianca. Mi ha detto: guarda, io ho la pelle secca, provo anche quella, e quindi ho deciso di provarla. Io cosa dire? Impazzisco per il profumo della cera di Cupra e adoro proprio questa tipologia di creme super pacciugose e come si chiama? Appiccicaticce. Mi piace proprio l'effetto dell'appiccicaticcio. Per chi come me soffre di pelle secca, lo sapete, l'appiccicaticcio fa combattere la secchezza. Per chi invece ha la pelle grassa, devo dire la verità che questa tipologia di crema, secondo me, è la muerte. Però ecco, mi piace tantissimo. Quando l'ho utilizzata la sera, perché se vi mettete questa crema e andate in giro anche d'inverno, ragazzi, sarete un faro nella notte perché sarete super lucide, non si asciuga mai. Durante l'arco della nottata invece si asciuga. Quindi questa ve la consiglio. Vi mostro un altro prodotto per il viso, se magari lo giro bene, è del marchio Espa, la confezione è da 15 ml, questa l'avevo trovata all'interno del calendario dell'avvento di Look Fantastic, anche qui apro una parentesi. Sto cercando di indurre ad Andrea, neanche troppo velatamente, a comprarmi di nuovo il calendario dell'avvento. Diciamo che ogni frase aggiungo cose tipo: amore, lo vuoi il caffè? Look Fantastic. Vuoi un altro po' di acqua? Calendario dell'avvento. Non so se la mia tecnica funzionerà, poi vi farò sapere, ma è troppo bello. Anche fosse me lo voglio comprare da sola, metto da parte i soldini e me lo compro. Veramente, se volete farvi un regalo, volete farvi fare un regalo, il calendario dell'avvento di Look Fantastic è pazzesco, perché troverete tantissimi prodotti, magari di cui avete sentito parlare, però che non li comprate perché costano troppo. Anche i mini sites tipo questa, che sono pazzeschi. Questo, ad esempio, è qualcosa di allucinante. È un trattamento intensivo, maschera per la notte, eccetera, eccetera. È una crema super nutriente per la notte, mi è durata da Natale a Santo Stefano perché la confezione è da 15 ml, quindi nada, è durata tipo meno di un mese, sì, l'ho utilizzata per tutto settembre, ma mi sono innamorata. Così per curiosità sono andata a vedere quanto viene la full size, ragazzi.
un mutuo di una casa alle Bahamas. No, viene veramente tanto, però devo dire la verità. Mi piace anche il profumo. Non so, forse non adesso, ma tra qualche anno. Cioè, questa potrebbe diventare la mia crema notte preferita. È super nutriente, riesce a seccare qualsiasi imperfezione. Non lo so. Non lo so. Ho anche il terrore che magari la mini size sia piena di tutte queste cose favolose. Poi vado a comprare la full size e non mi piace più. Però non lo so, è stato un amore a prima vista. Appena ho visto il prezzo, per carità di Dio, ne parlo alle ragazze e poi si vedrà. Troviamo qualcosa. Anzi, se avete provato o avete delle creme tipo questa per la notte, pazzesche, un po' più economiche, scrivetele qui sotto perché almeno insomma troverò la versione economica perché questa è inavvicinabile. Passiamo ora a parlare di prodotti per capelli. Il primo che vi mostro è questa crema disciplinante senza risciacquo della Sunsilk by Chiara Nasty. La confezione non lo leggo, è da 75 ml. Sono quelle creme che dopo che vi siete fatti lo shampoo, vi siete messe la crema, avete risciacquato, andate a tamponare e le mettete dalla, diciamo, metà, sì, qui, metà testa più o meno, fino alle punte. Quindi non la metto mai sulle radici, poi la lasciate agire un pochino e andate poi a farvi la piega. È ottima, veramente. Io amo molto i prodotti Sunsilk, come vi dicevo prima per la crema viso, non sono una che guarda l'inci e sapete che i miei capelli sono siliconici e bla bla bla, bu bu bu, 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 ogni volta vi dico la stessa cosa, quindi poi vi siete fatte anche due palle così. Però ecco, mi è piaciuta molto, io ho i capelli ricci, li stiro, li decoloro, faccio qualsiasi cosa con i miei capelli e questa tipologia di prodotti, seppur siliconica, mi aiuta insomma ad ottenere un buon risultato. In questo caso, non so perché vi faccio vedere i capelli perché non ho utilizzato questa, però ecco, era per farvi vedere più o meno che, non so, i miei capelli sono siliconici, non so come dovete capirlo. Comunque, questa crema mi è piaciuta davvero tanto, la ricomprerò. Mi è stata regalata da due mie amiche, Eleonora e Azzurra, vi voglio bene, e soprattutto Eleonora la utilizza, mi ha detto guarda Noemi, mi trovo benissimo, provala, ed effettivamente mi è piaciuta tanto. Mi aveva regalato anche lo spray che non è ancora terminato. E cos'altro mi aveva regalato? Ho ancora altri prodotti da aprire. Comunque, questo ve lo consiglio. Altro prodotto per capelli è questa fiala di olio a caldo, la confezione è da 20 ml, si chiama Procrin. Io questa la trovo da acqua e sapone, se non sbaglio, sì, e non mi ricordo quante ce ne sono, tipo 5 nella confezione. Non è proprio economica, ma non facendolo tutte le settimane, ecco, lo faccio magari una volta al mese, non mi dispiace. Olio a caldo, una confezione per i miei capelli, basta per una sola volta. A volte sono paracula e ne uso metà, però diciamo che nella maggior parte dei casi, come vi ho detto prima, capelli trattati, bla bla bla, cerco di utilizzare una volta al mese tutta la confezione. Cosa faccio? La consistenza è questa, ve ne ho lasciato un po'. La metto dentro una tazza con dell'acqua calda, quindi riscaldo la tazza dentro il microonde, eccetera, e poi la lascio agire per 10-15 minuti. Me la porto mentre mi sto facendo la doccia, quindi mi faccio lo shampoo, eccetera. Poi, prima di applicare la maschera, vado a mettere quest'olio e lo lascio agire per 20 minuti. Magari lo faccio, ve lo dico, una volta al mese, perché tutte le settimane a farsi una cosa del genere, aspettare 20 minuti sotto la doccia, una rottura di balle, però ragazze è ottimo. Se avete i capelli crespi, se non volete tagliarli spesso, se li trattate come me, questa tipologia di prodotto è veramente buona. Come ottimo anche l'olio di cocco. Però ecco, questa tipologia di olio a caldo, visto che riesce a chiudere le squame, mi piace molto. Quindi ecco, questa ve la consiglio. L'ultimo prodotto per capelli terminato che vi mostro è questo shampoo. Anzi, in realtà è shampoo e balsamo della Ultra Dolce che contiene latte di vaniglia e polpa di papà. Che ve lo dico a fa, non è, è impossibile, non è impossibile, è impossibile. Considerate che questo io e Andrea non l'ho fatto utilizzare, cioè, avevamo due shampoo perché ho detto no, non me lo finire, ti prego, è troppo buono. Mi piacciono tutti questa linea degli shampoo. Questa linea degli shampoo, questa linea shampoo della Ultra Dolce mi piace davvero tantissimo. Hanno profumazioni top. È un 2 in 1, quindi shampoo e balsamo. Io metto sempre il balsamo dopo, comunque una maschera, eccetera. Faccio sempre una terapia d'urto per i miei capelli, ma anche solo questo lascia già i capelli morbidi. Difatti c'è scritto che districa, ammorbidisce, ripara fino alle punte, nì, però comunque li rende molto più morbidi. Questo nello specifico è per capelli lunghi e punti. E punte fragili, cosa vi devo dire? È buonissimo, veramente buono. Ecco, penso che comprerò questo, ma tutti gli altri parlano delle profumazioni che lasciamo aperte. Per quanto riguarda il corpo, abbiamo terminato questo doccia schiuma ai frutti rossi. Anche qui apro una parentesi, sembra di non so, farsi la doccia con lo yogurt ai frutti di bosco. È del marchio Parisienne, la loro linea fiorile. Sì, so leggere, sì, fiorile. Made in Italy, la confezione è da 500 ml, ci è durato
tutta l'estate, questo agosto, settembre, cioè buonissimo però veramente. E a differenza di tanti altri bagnoschiuma, essendo anzi un doccia schiuma, scusate, non ci lasciava la pelle secca assolutamente, quindi anche questo lo ricompreremo. E per ultime, ma non per importanza, vi mostro delle maschere, non sono maschere viso, ma maschere mani e piedi. Come vi ho detto prima, quando vi ho mostrato i correttori, spesso passo magari da OVS, eccetera, e da OVS hanno una linea di maschere viso pazzesca. Una di queste è della Shaka, adesso ve le mostro una per una. Allora, la prima che ho utilizzato è una maschera mani, questa è maschera mani e unghie levigante, contiene burro di karité, per una sola applicazione, nel senso che è un guanto, è talmente imbevuta che ne potreste fare 2/3, io ne ho fatte due con questa e mi è piaciuta tantissimo. La confezione da 12 ml lascia le mani super morbide, ma anche se poi magari andate a fare i piatti e quindi magari non mettete i guanti come me, eccetera, la sensazione è sempre di mani super morbide e lisce, quindi questa ve la straconsiglio. Come vi straconsiglio questa, che è mani e unghie nutriente, contiene olio di argan, anche questa 12 ml, anche questa stessa funzione, sono dei guantini che mettete, qui c'è scritto di tenerla 20 minuti, io l'ho tenuta anche 40-50 minuti, magari la sera, prima di andare a dormire, mentre uno guarda il film, eccetera, si mette questi guantini ed è veramente un trattamento intensivo top, oltre al fatto che comunque non vengono neanche tanto, perché anche queste vengono sotto i 3 euro, se non sbaglio, devo essere più precisa con i prezzi. E per ultima, ma non ultima, la maschera piedi. Cos'è? Sono praticamente dei calzini, delle maschere calzini da mettere proprio appunto sui piedi. Questa nello specifico è levigante con burro di karité. Non ho provato l'altra perché ce n'era anche un'altra e la proverò presto. La confezione è da 16 ml ed è anche questa intrisissima di prodotto, quindi anche questa potete utilizzarla più volte. Andate a mettere i piedi all'interno, qui c'è scritto anche qui di tenerla 20 minuti, questa l'ho tenuta anche 1 ora e mezza, perché io ho dei piedi che veramente, cioè, nella fascia tra, allora, quando abbandono l'inverno e passo all'estate, fan cagare, e anche quando abbandono l'estate e passo all'inverno, fan cagare, quindi fan cagare sempre. E questa tipologia di prodotto è super, super, super approvata sia per la qualità che soprattutto per il prezzo. Prima di concludere il video, oggi voglio darvi un consiglio pazzesco, un consiglio che ha cambiato la vita delle mie unghie. Voi direte, ma che stai a dire? Ve lo giuro, voi lo sapete, io ho la passione per il semipermanente, mi sono chiusa il dito della porta, c'è stata, non so, un qualcosa, adesso sta rinascendo l'unghia. Comunque per un periodo di tempo ho detto, no, basta, non metto più lo smalto semipermanente, perché comunque si rovinano le unghie, ve l'ho già detto anche in quei video, e ho detto, mi serve un buon smalto. Ero da Orizzonte, e voi direte, da Orizzonte che c'entra? E infatti pure io lo dico, e ho trovato lo smalto della vita. Non mi è stato regalato, non è una collaborazione, no, me lo sono comprato, costa 4,50 euro e questo smalto mi ha cambiato la vita. Il marchio è Bella Oggi, la confezione è da 11 ml, c'è scritto Booster Effect, poi magari ve lo scrivo giù nell'info box, andate a prenderlo, correte. Ne ho presi 3 perché ho detto non si sa mai quando mi trovo bene con un prodotto, poi dopo non lo trovo più. Non mi fregherete. Sono stupida. Comunque 4,50 euro, pazzesco. Allora, è pazzesco come base unghie, quindi non volete mettere lo smalto, volete fare un trattamento sulle vostre unghie, eccetera, una passata e ve le indurisce. Io ho delle unghie durissime, mai successo, soprattutto in questo periodo mi si indeboliscono, invece no. Poi, volete utilizzarlo come top coat? Ancora meglio di un top coat semipermanente. Cioè, io ho questo smalto su, ora un po' rovinato, da penso una settimana. Io non metto guanti, io lavo i piatti così, spolvero così, sono l'anti-beauty per eccellenza, è un canale di beauty, e questi sono, queste sono le mie unghie dopo una settimana, cioè con questo smalto sopra. Lo smalto in generale, il colore, è una cagata di Kiko che odio, mi piace solo per il colore, ma in realtà non dura una cippa, e con questo invece dura. Quindi segnatevi questo smalto perché, ragazze, vi sto passando il testimone, sono stupida, però a parte gli scherzi, vi sto passando il testimone di un prodotto top. Se l'avete già utilizzato, ditemi come vi siete trovate perché io lo amo. Cioè, penso che farò un armadio di solo questo prodotto perché veramente mi sta facendo passare la fantasia di farmi il semipermanente. E la cosa è molto strana perché sapete la mia passione per il semipermanente quanto sia vasta, e invece no. Da quando ho lui è come se io mi facessi il semipermanente con lo smalto normale.
Pazzesco. Ok, quindi dopo avervi detto che ho un segreto, anzi avevo un segreto fino a qualche giorno fa e ora ve l'ho trasmesso, sono stupida. Niente, siamo arrivati alla fine del video, mi raccomando, correte a partecipare sia al giveaway di YouTube sia al giveaway di Instagram. Vi lascio tutto scritto giù nell'info box. Io come al solito vi ringrazio per la dolcezza che avete nei miei riguardi, per i messaggi che mi mandate, per le cose simpatiche che mi scrivete su Instagram, anche per le critiche, quelle ci stanno, perché no, se sono costruttive, ma che ben venga. Questa è una community e può solo che migliorare, quindi non vogliamo peggiorarla, quindi anche quelle sono ben accette. Io vi mando un bacione grandissimo, ora inizio a baciarvi a percussione, devo levarmi sto vizio che ogni volta che finisco i video vi bacio a percussione. Se avete voi dei consigli da dare a me e a noi della community, scriveteci qui sotto, ditemi a me è piaciuto questo prodotto, a me è piaciuto quell'altro. Se volete sapere il colore del rossetto, ve ne fregherà niente, ma ve lo voglio dire. Si chiama, allora, è della Miss Rose, lo avevo preso su AliExpress, tanti di voi poi li hanno comprati, mi hanno detto che si erano trovati benissimo, 99 centesimi, meno di 99 centesimi. Il colore è il numero 32, mimosa e mi piace tantissimo, forse su di me sbatte un pochino, però mi piace, chi se ne frega. Ok, smetto di ciarlare, noi ci vediamo qui sul canale come al solito una volta a settimana, se non siete già iscritti fatelo, perché vi tengo d'occhio, non è vero. Un bacio e a presto con tantissimi video e a breve, si torna con le ciccionate, ho dei segreti anche lì. Ok, smetto di fare la stupida. Ciao, ciao!